Buonasera, buonasera. Buonasera a tutti. Ma quello che mi piace di più è capire anche lei la sensazione che hanno di tutti questi giorni a correre da tutta l'Europa per venire a Bardolino. Il nostro compito è farli divertire i ragazzi, farli crescere nel miglior modo possibile. Visto che sei anche tesserato. Visto che mi è da qualche partita e sento le questioni del compito. Ah, tu dici giustamente. Gentilissimo, non la metto perché scombino i capelli. Chiamerei l'assessore, diciamo, più bello del Lago di Garda, nonché più giovane, perché insomma il signor Fabio Sala è l'assessore allo sport del comune di Bardolino, ma è anche un bel fiore, è anche un bel fiore. Quindi prego assessore, venga pure. Beh Andrea, bello e giovane, insomma, beh, non si può dire. Allora ti mostri meno anni della tua età. Allora, signor Moreno, intanto grazie per averci ospitato con lo Zoo Comunale e da Zoo nella vostra serata di valorizzazione del Baldo Junior Team. Quello che mi ha fatto piacere più di qualsiasi altra cosa è vedere come tutti questi bambini, tutti questi giovani siano stati interessati non solo alla serata, ma a tutti i vari progetti che con l'anno nuovo Baldo Junior Team proporrà ancora a loro e alle loro famiglie dei ragazzi. È difficile però stare sempre dietro un po' a tutto quanto, come fai? Perché diventa quasi un secondo lavoro. Comunque intanto Andrea, grazie per averci aiutato nella gestione della serata. E per quanto riguarda la prima parte dei piccolini, abbiamo fatto il punto della situazione della prima parte di stagione, e dove noi siamo molto contenti perché comunque, come dicevamo in teatro, è importante per i ragazzi trasmettere la passione e i valori di un gioco di squadra. E siamo contenti perché grazie alla collaborazione con la Bardolino Champions Cup abbiamo incrementato i numeri di tutte le annate, quindi siamo riusciti a fare tante squadre per i singoli campionati e abbiamo aumentato il numero di allenatori che sono sul campo, dunque riusciamo a gestire le stazioni e le esercitazioni al meglio. La seconda parte di stagione è quella più bella perché cominciano i vari tornei. E noi di prassi abbiamo praticamente il torneo di Lignano a Pasqua, che andiamo con tutto il settore giovanile, da juniores fino ai piccolini, compreso il femminile. E dunque siamo già 350 tra genitori e atleti. E poi abbiamo tutti i vari tornei, quello internazionale in cui partecipiamo come società ospitante che ci ha invitato la Bardolino Champions Cup, e poi abbiamo il torneo di arco per quanto riguarda sempre la categoria Pulcini. A gennaio che comincia e in vari step perché sono 4-5 giornate a seconda dei risultati, e poi comunque tutte le annate abbiamo una serie di tornei in modo tale che tutti i ragazzi abbiano almeno un torneo in cui fanno parte. E quindi l'obiettivo è far giocare tutti e provare l'esperienza del singolo torneo, della singola partita. E poi rimane il mondialito che abbiamo accennato prima, che è un ulteriore step per i bambini dei piccolini in cui si possono confrontare tra di loro con le varie nazionali, che così fanno un po' di emulazione dei campioni che vedono in TV.
Sì, che così, insomma, anche grazie a questo aspetto conoscono anche un po' le varie squadre del mondo, perché dopo alla fine uno dice sì, mondialito, vabbè, ti tira via l'Italia, tira via il Brasile, tira via l'Argentina, cioè dopo ce ne sono tante altre, però insomma è bello anche dal punto di vista geografico questa opportunità che date ai vostri ragazzi, esatto. E non solo calcistica. Quindi complimenti al Baldo Junior Team, complimenti anche al buon Moreno che insomma ha sempre qualcosa di bello da raccontarci, sempre. Vorrei ringraziare anche l'amministrazione di Torri, che non è stata menzionata, perché ci ha dato in concessione il campo di Albisano. Per anche, so per gli amatori, anche per gli amatori del Baldo Junior Team giocano Albisano. E stanno facendo dei buoni risultati, ecco, quest'anno. Dovrei andare a giocare a Camilli, non mi chiama ancora. Quindi. Guarda che siamo terzi. E allora se volete diventare primi avete bisogno di me, e lei tu. No, di me o di te? No, di me. Ah, scusa. Allora, signor Silvio, intanto le ho fatto togliere il cappello perché la gente la riconosce dalla folta chioma grigia, sì, che da anni calcava il palcoscenico dei campi sportivi della zona. Ma intanto il menù lo sa lei, il menù della serata o no? Assolutamente no. Ha un po' di fame, un po' di appetito? Discreta. No, però normalmente io cerco di mangiare sempre presto per poi andare a letto. Ecco, subito, non a letto, la tagliamo questa se vuoi, sì. Non a letto, dov'è che vai dopo mangiato? Al campo sportivo. Ah, ancora? Eh sì, perché dopo ci sono le cene, ci sono dei ragazzi e quant'altro. Allora, quindi adesso, visto che hai detto che vai al campo sportivo dopo cena e tutto quanto, ti faccio una domanda seria. Alle 19 mangio. Ti chiedo, due giocatori, no uno, perché uno sarebbe massa poco, due giocatori più forti che hai mai visto e mai avuto a Cavaillon durante la tua era, ok? L'era Silvio. Due giocatori forti più forti, giocatori che ti ricordi aver calcato il campo sportivo di Cavaillon, giustamente nella squadra del Cavaillon. Aspetta, vai tranquillo, pensa un momento, ci devo ragionare. Vai tranquillo. Una è la Boni Valentina. Oh, che abbiamo ospite che martedì. Che è andata in nazionale. Quindi, giustamente. Concordo. Ah, e il secondo è. Brighenti Nicolò. Oh, Brighenti Nicolò. Che ha giocato anche in Serie A. Ha giocato in Serie A e adesso, se non sbaglio, è giù in Bassa Italia. No. Silvio. Finito Frosinone. Ma se vedi che la finì Scale, dovevo tornare a giocare un altro anno perché magari no. Comunque è vero? Gioca. Frotone. Gioca. Catanzaro. Catanzaro. Oh, Catanzaro gioca. Porta nei Scale, Nicolò, che tacco un ave, che quando che Pineuro, diglielo. No, io avrei avuto piacere di vederlo al Veronello. Lo vedremo con calma, te porto a vederlo. Allora, signor Martinelli, chiuda gli occhi un attimo, come chiuda gli occhi. La sente l'aria del lago. Sì. Si sente a casa qua. Un po' di nostalgia. Nostalgia, lo sai che diceva che era canaglia, al buon Albano, che la nostalgia era canaglia, però insomma l'emozione di condividere insieme anche a te una serata come quella che è stata quella di questa sera presso il Teatro Corallo, serata appunto dedicata al mondo Baldo Junior Team, tornare nel proprio paese ha sempre un sapore piacere. Particolare, o no? Certo, fa sempre piacere e che dire, sarebbe un sogno poter migliorare ancora questo progetto, perché secondo me si potrebbe fare ancora molto di più. Si può sicuramente migliorare sempre questo. Ecco. Allora, signor De Grandi, venga un secondo un attimo. Signor Comencini, si fermi anche lei. Allora, signor De Grandi, sfattiamo finalmente il tabù che il papà è più forte di te in porta, cioè, dobbiamo dirlo sinceramente che ormai Valentino, mi ricordo di quelle cose indicibili, signor Comencini fa così con la testa, conferma. Allora intanto spiegami com'è avere un portiere in casa che romperà le balle sicuramente, 100% conoscendolo, però ereditare un po' quella che è stata la sua passione. Sulla rivalità lo può dire chi ci ha visto entrambi, e invece averlo in casa è un pregio e un difetto. Pregio perché gli aspetti positivi te li fa notare, come quelli negativi ti aiuta a migliorare, ti consiglia e ti sgrida anche tanto, perché fare una papera e poi andare a casa da un portiere non è la migliore delle cose. È come rubare nada dai carabinieri, più o meno. Praticamente. È uno stimolo, direi assolutamente. Ma io direi che il merito è tutto della mamma, quindi salutiamo anche la mamma e ringraziamo la mamma.
Allora, Sio Comencini, un'intervista breve, però, sì, breve. Però concisa, perché ci aspetta anche una buona cena, mi hanno detto. Sì, quindi sono sempre appassionato della tavola. Direi piace ad entrambe. Allora, grandissima, bellissima serata ed emozionante presso il Teatro Corallo con tutte le squadre del Baldo Junior Team. Tranne Juniores, perché Juniores ormai sono diventati quasi grandi, è questo un po' il salto che c'è, sì, sì, dal settore giovanile a dopo Juniores, che sono diventati veramente protagonisti nel corso degli anni nelle varie società, non solo della zona ma soprattutto a livello anche nazionale, direi. Sì, Juniores è un po' l'anticamera della prima squadra, per cui è un po' il termine del settore giovanile ed è l'anticamera, come dicevo, della prima squadra. Già abbiamo degli Juniores che giocano in prima squadra, che vanno a completare la prima squadra quando manca qualcuno, ed è un po' lo sbocco poi andare a finire in prima squadra, per cui è una categoria particolare, non facile, vista anche l'età, ma che dà grosse soddisfazioni. Grosse soddisfazioni, sappiamo che, per dirti, sconfitte ce ne sono gran poche nella sua squadra, Sio Comencini, sì, quasi niente. Noi abbiamo una cosa in comune che mi pare che sia la Juve, a cui piace vincere, non piace tanto perdere. Poi noi da Juventini siamo anche felici, perché così abbiamo scoperto da pochi giorni che siamo liberi, per cui andiamo fieri della nostra squadra. Vabbè, insomma, direi, Sio Comencini, è sempre un piacere averla ai miei microfoni e la ringrazio ancora per avermi dato fiducia quando l'avevo chiamata, sì, con, sì, il buon Cristini. È stato uno dei migliori portieri che ho avuto. Oh, visto questa vai, pompa. Allora, cominciamo con Vendo Trilocale, ok? Trilocale e anche di più, volendo. Rovinati. Allora, come andiamo, signor Andreoli? Tutto molto bene? Molto bene. Clima caldissimo. Clima, c'è caldo. Adatto per il lungo lago di Bardolino. Il fungo ci sta scaldando, sì. Non so cosa. Però ogni volta che io arrivo a Cavaillon mi vengono gli urti, perché ricordo qualche sconfitta per causa sempre sua e del buon Piggy, esatto, che in quegli anni... Oh, quell'altro lì! Veramente, è un momento incredibile. Remember. E invece adesso, insomma, l'evoluzione del Cavaillon ha portato appunto alla nuova nascita del Baldo Junior Team. Realtà importante, direi, perché adesso sia dal punto di vista categoria, ma soprattutto dal punto di vista anche del settore giovanile, è un riferimento per la zona. È un riferimento assolutamente, e il mix ex giovani, sì, come noi, e giovani dai 17 anni fino ai 21-22 che fanno parte della prima squadra, è un mix che speriamo sia vincente, ecco, o comunque che porti a dei discreti risultati. Discreti risultati che sappiamo, insomma, detto da lui che è l'uomo immagine di questo Baldo Junior Team della seconda categoria, ha sempre il suo perché. Quindi, Sio Andreoli, la ringrazio, faccia il bravo, mi raccomando. Grazie a lei. Buon appetito, noi stiamo qua a aspettare le anare. Signor Pavoni, volto storico di una gara che perdeva sempre con il Bardolino e non c'è più, adesso, insomma, lo ritroviamo nel Baldo Junior Team con una veste di chioccia per tutti i giovani che fanno parte appunto della prima squadra, della seconda categoria. Con me, insomma, far crescere a fianco a personaggi come te, con il buon Elia che abbiamo parlato anche prima, queste nuove generazioni. Dura. È dura. Ma per le pacche che i ciapa, dito? No, perché non c'è più la nostra mentalità forte. Una volta cambiati i tempi, cambiato tutto, cambiato il modo di stare in gruppo, cambiato tutto, però dai, sono bravi ragazzi e facciamo il possibile. Direi, i tempi cambiano, bravo, i tempi cambiano, però chi si adegua ha sempre un qualcosa di positivo. Quindi grazie, Sio Pavoni. Comunque grazie che non ti ho mai fatto gol. No. Allora, chiedo un attimo di silenzio, per favore. Vedo che mi avete capito. Vi chiedo un attimo di silenzio, perché, insomma, prima di mangiare è giusto fare questa premiazione. Zitto interista. Questa premiazione nei confronti di un ragazzo che ho saputo aver l'anno scorso affrontato comunque con dedizione e professionalità, nonostante non avesse mai giocato, ad esempio. Quindi è sempre facile giocare, venire a campo, fare allenamento, magari stare a campo, e tanto dopo si gioca. Lui c'è sempre stato ed è stato presente anche quando non aveva la possibilità di giocare. Quest'anno, lentamente, insomma, sta riuscendo a tirarsi via qualche sassolino dalla scarpa,
Quindi mi permetterei di premiare con un riconoscimento il signor Indelicato Pietro, che ha dimostrato dedizione ma soprattutto rispetto per tutte le persone che, insomma, sì, possono giocare, però allo stesso tempo non è mai facile. Signor Indelicato, venga, perché sennò bottiglia porto a casa mia. Allora, ti consegnerà, visto che Santa Lucia è passata, è rimasto il Castaldo, e quindi ti consegna la bottiglia lui. Volevo chiederti una cosa però intanto. Allora, bravo e complimenti per la tua delicatezza, ma perché era per fare la battuta, mi pagano per quello. E come hai trovato la motivazione comunque, anche quando non giocavi, a continuare ad andare a allenarti? Perché io col mio carattere, e Pavoni può dirlo, Pavoni può dirlo anche lei, ascolti, io col mio carattere dopo una panchina non me ne sia più allenato. Ah, perché allora, capito? Dove hai trovato lo stimolo e la motivazione nel continuare ad andare avanti nonostante questo, insomma? Ma banalmente è un impegno preso, va sempre portato a termine secondo me, e soprattutto con un gruppo come quello che abbiamo era impossibile non continuare tutto l'anno insieme, perché sono dei ragazzi meravigliosi e quindi fa sempre piacere stare con loro. Oh, bravissimo, sei delicato, grazie! Buon appetito, mi raccomando, fate i bravi e se avanza qualcosa mi sono qua. Allora, signor Valetti, i più giovani, quindi i qui presenti questa sera, non si ricorderanno, ma io e lei eravamo i più forti portieri del Triveneto. Lo può confermare anche ai microfoni di Dazzò, per favore? Sì, eravamo una coppia molto affiatata. Affamata più che altro. Forti a tavola e un po' meno in campo, però insomma ci siamo fatti valere. Dai. Siamo fatti valere e chiaramente insomma eravamo un po' tipo Batman e Robin dei campi di calcio dell'epoca, e con Valetti che mi ha sostituito degnamente quelle volte che c'è stato bisogno, perché anch'io magari non ero perfetto. E il buon Valetti è sempre stato... Ero pronto quando serviva. Sei in pagella senza... Senza i fami né loro. No, vedi, cosa mi racconti invece di questo Milan, signor Valetti? Milan è un bel progetto, dai. Andiamo avanti con i giovani e proviamo a stare in alto. Adesso è difficile stare in alto perché chiaramente è tornata la Juve senza nessun tipo di problema, né politico né sportivo. La Juve farà paura adesso, quindi sicuramente. È così, quindi siamo untouchable, siamo intoccabili, avete visto? Tanto petto in fuori, pancia in dentro, signor Fasoli, ricordiamo della sua prestigiosa oreficeria in centro a... non è lui, quindi ok, ritorniamo un po' coi piedi per terra. Contento della serata? Sì, dai, diciamo è andata bene, sono stato molto contento, siamo un bel gruppo numeroso e devo sempre ringraziare lo staff, sono fantastici nel portare avanti l'attività e sono stati 3 buoni mesi, adesso speriamo di concludere bene verso il finale della stagione. Con l'anno nuovo sicuramente ci saranno tanti altri successi, tante altre soddisfazioni, quindi complimenti, signor Fasoli, faccia il bravo, mi raccomando. Grazie mille, buone feste a tutti quanti. Allora, con la nostra fotografa ufficiale, quindi Francesca, la nostra fotografa ufficiale dello zoo comunale e anche di Dazzò, che questa sera ha immortalato tutte le squadre del Bado Junior Team. Intanto eri emozionata, riconoscevi qualcuno? Sì, c'era qualcuno ti piaceva? No. Alcuni li ho avuti in classe. Quindi c'era qualcuno? Sì. No. Ascoltami, allora devi dirmi il prototipo di tuo uomo ideale. Oddio, allora alto, più alto di me almeno si spera. Ecco. Castano, ci siamo. Poi occhi scuri, belli. Occhi due. Perfetto. Ecco. Poi un po' muscoloso, perfetto, ci siamo. Sono l'uomo della tua vita, lo sai? Esatto. Allora dai che facciamo una foto insieme. Va bene. Allora adesso, finché si guarda la partita, dobbiamo parlare male un po' del mister. Cioè dobbiamo dire un aggettivo negativo su mister Comencini, che non sia però, ecco, che vada a toccarlo sul personale tipo grosso, cioè si vede che è grosso, capito?
dimmi un difetto del mister Comencini, poi girati di schiena così non ti riconosce. Cioè, secondo me una cosa che potrebbe far ridere, vai, è tipo la canzone che ci fa ascoltare prima delle partite. Tipo Resta con noi, tipo quella della chiesa. Tipo quella di esatto, quella del gladiatore. Beh, è un motivatore allora, se Comencini. A me invece mi portava solo la pizza quando giocava con lui. Allora, Francesco alzi la mano. E l'altro? Matteo alzi la mano. Allora, intanto, mister, parliamo un aggettivo negativo sul mister Comencini. Tosta. Parto io. Permaloso. Oh, l'aveva detto che era timido, che li vedi. E invece testardo. Ha detto testardo, no bastardo. L'ho segnata a Montecatini. Bello. Bellissimo. Da cool. No, bellissimo. Bello. Uno dei gol dopo la rovesciata di Ronaldo contro la Juve, penso quello. Ma è vero? Cioè, voi che siete seri in teoria, è vero? Sì, è vero. Sì. Ah, è forte veramente allora lui. Ma pensate, bello. Allora, signor Michele, passano gli anni, ma lei è sempre mischiato un po' nel mondo del calcio. Sappiamo che non era facile emulare i successi di quella famosa annata che l'ha portata a vincere nel 2006. Con un gran portiere. Con un grosso portiere, direi. Di Bardolino, dicono se... Bardolino... Di Bardolino Doc, e salutiamo anche il buon Viola che ci starà guardando anche lui. E quanto hai bisogno di vivere il calcio? Perché a questo punto la domanda nasce spontanea. Mi trovo bene col gruppo, con i ragazzi, non ho più l'età per giocare, neanche il fisico. E sto bene così, finché duro vado avanti. Direi insomma che alla fine sei un ottimo gregario da questo punto di vista, perché insomma, sappiamo mano, che con Christian è facile andare d'accordo, però allo stesso tempo è uno tosto, è uno bello. È uno che si fa rispettare. Ascoltami invece, parliamo un po' di gossip e di questa Juve che è stata completamente scagionata da tutte le accuse. Non ho seguito. Non dice niente sulla Juve. Non parlo di calcio minore. Del Milan ad Atene. A Manchester. Istanbul. È stato un piacere, grazie, buona serata. Grazie, io, tocca un nervo scoperto. Buonasera signor Ciullo. Mi hanno detto che lei è il capitano di questa squadra. No, le hanno detto capitano male. Assoluto, senza discorsi. No, le hanno detto male. Perché le ha detto male? Io credo ai miei amici qua, quando parla ometto, dice sempre la verità. Ascoltami, ma è un gruppo dei matti sti qua? Sì, abbastanza. E ti trovi, come mai che ti trovi bene? Punto per quello. Perché è matti, dice. Ascolta capitano, mi raccomando, allora occhio a Andreoli che è il volto immagine di questa squadra. E quello che mi preoccupa di più è il Gardesano. Il Gardesano è pericoloso, il Gardesano. Abbastanza. Pavoni è abbastanza. Da tenere d'occhio. Mi raccomando, mi fido di lei. Sì, va bene. Dagli studi dello zoo comunale è tutto, a voi.